dire che la vita è un dialogo è una menzogna, come dire che la vita è in realtà. Anche se non è un prodotto della fantasia, in fondo non è altro che una disgrazia in quanto infamia. Un periodo di orrore, il quale, lungo o breve che sia, è fatto solo di fastidi e malinconia. Solo cause ed effetti di morte moltiplicati per miliardi. Abbiamo a che fare, in questo caso, con un'enorme intolleranza della creazione che ci deprime, ci amareggia sempre più e alla fine ci uccide. Crediamo di aver vissuto. In realtà siamo morti poco a poco. Crediamo che tutto sia stato un inseguimento, un insegnamento, e invece non è stato che una scemenza. Noi osserviamo e riflettiamo, e non possiamo non vedere come sfugga tutto quello che osserviamo e su cui riflettiamo, come ci sfugga il mondo che ci siamo promessi di dominare, o perlomeno di trasformare, come ci sfuggano il passato e anche il futuro, come noi sfuggiamo a noi stessi e come con l'andare del tempo tutto ci diventa impossibile. Noi tutti passiamo l'esistenza in un'atmosfera di catastrofe, la nostra indole tende all'anarchia. Tutto in noi desta continuamente sospetto. Dove c'è l'imbecillità, dove non c'è, è tutto intollerabile. Il mondo, da qualsiasi parte lo guardiamo, in fin dei conti, è fatto di cose intollerabili. Sempre più intollerabile per noi proprio il mondo. Se sopportiamo l'intollerabile, è per l'attitudine di ciascuno di noi a tormentarsi, a soffrire per tutta la vita. Sono un paio di elementi ironici dentro di noi, un idiotismo irrazionale. Tutto il resto è calunnia.